Dedichiamo la lezione alla guarigione di Claudia, Livuata, Serra, Claude, Balza, Sophie. Ok, allora, un po' di tempo fa ormai, quanto siamo? 20 giorni, che abbiamo cominciato la parasha di Itro, abbiamo finito per Shalach dopo molto tempo, abbiamo cominciato la parasha di Itro. La parasha di Itro è la parasha della Matan Torah, la parasha del dono della Torah. La particolarità è quella su cui stiamo soffermando per adesso, alla Torah non ci siamo ancora arrivati. La particolarità di questa parasha è uno, che è il nome della parasha, è Itro, ed è un nome forse che apparentemente non è forse il nome più adatto alla parasha del Matan Torah. Insomma, forse ci aspetteremo che la parasha del Matan Torah, se deve avere un nome, abbia il nome di Mosè. Non solo questo, ma in realtà tutto l'inizio della parasha non si capisce bene che rapporto abbia col Matan Torah. A un certo punto comincia la parasha del Matan Torah, comincia quando Bachodesh Ashlishi, ci arriveremo, penso la prossima volta. Però il resto sembra riguardare altro. La domanda è che cosa riguarda. Noi la scorsa volta, se qualcuno ancora se la ricorda, comunque insomma, ci siamo soffermati sul primo verso di questa parasha, che è Vayishma Itro. E ascoltò Itro tutto ciò che aveva detto Dio, che aveva fatto Dio a Israele. Vayishma Itro va, sente e viene incontro al popolo ebraico e raggiunge il popolo ebraico nel deserto. Ora non ripeto la lezione dell'altra volta, però la sostanza della lezione è nel commento di Rashi, che sottolinea due cose. Uno, che ascoltare è importante. Okay. Il fatto che la parasha del Matan Torah cominci con l'ascolto non è banale, non è tutt'altro che banale. Ma tanto deve cominciare con l'ascolto. Noi spesso citiamo un verso che è in qualche modo rappresenta in qualche modo il momento del Matan Torah, che è in Sevenishma, faremo e ascolteremo. E nel faremo e ascolteremo noi sottolineiamo sempre il faremo. Il faremo è il momento fondamentale. Sicuramente è fondamentale, però ci dimentichiamo che c'è anche l'ascolteremo. Quel momento è altrettanto fondamentale, sono in tutti e due gli elementi fondamentali. L'ascolto è fondamentale, la capacità di ascoltare è fondamentale. C'è un famoso passo talmudico, che viene spesso citato, che dice che nei casi di danni, una persona che subisce un danno fisico deve essere risarcita per il danno fisico che ha subito. Io un incidente, colpisco una persona, gli faccio perdere l'uso di una mano o cose di questo genere, devo risarcire l'uso di una mano che ha perso. Se invece gli faccio perdere l'uso dell'udito, devo risarcirlo completamente, come se dovessi risarcire il suo corpo per intero. Perché? Perché non essere capace di ascoltare, l'incapacità di ascoltare, taglia i rapporti umani, taglia i rapporti con le persone, impedisce di lavorare, eccetera, eccetera. Quindi l'ascolto è fondamentale. Secondo elemento nel commento di Rashi, che abbiamo detto l'altra volta, è il tipo di ascolto, la qualità dell'ascolto. Rashi si chiede, Eze Shmua Shamau Ba, qual è la cosa che ha sentito ed è venuto.
si può ascoltare in maniera superficiale, si può ascoltare qualcosa che entra da una parte e esce dall'altra, ed è quello che facciamo molto spesso, insomma. Il problema è invece qual è l'ascolto che incide sulle persone. Il tro è uno che ascolta e questo lo induce a venire incontro al popolo ebraico nel deserto, incontro al popolo ebraico che si prepara a ricevere la Torah, eccetera, eccetera. La domanda è qual è il tipo di ascolto, le cose che ha ascoltato che lo hanno indotto a venire. E però è anche un'indicazione su cosa significa ascoltare. Ascoltare significa ascoltare qualcosa che possa cambiare la mia vita, che possa incidere sulla mia vita, che possa indurmi a fare qualcosa che fino a quel momento non avevo mai pensato di fare o non potevo fare. L'ascolto è questo, l'ascolto vero è questo, l'ascolto che incide. E quindi, prima spiegazione che abbiamo dato in realtà sul perché la parasha della Matan Torah è la parasha di Yitro, perché comincia con Vayishma Yitro. Questa è una prima interpretazione. Oggi vorrei provare a portarvene altre legate a quello che leggeremo, quello che leggiamo. Allora, prima di dare qualunque interpretazione, proviamo a vedere quello che c'è scritto nel testo. Allora, cos'è il testo? Il testo, in realtà, nel testo ci sono varie cose. Dato che c'è il testo, descrive l'arrivo di Yitro. L'arrivo di Yitro avviene in questo modo. ויבוא יתרו חותם משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חונה שם הר אלוהים. ויאמר אל משה אני חותנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמך. ונה יתרו, suo figlio di Mosè, i suoi figli, sua moglie e Adam Mosè nel deserto in cui erano accampati. E disse a Mosè, io sono il tuo suocero Yitro, che vengo da te, e tua moglie e i suoi due figli con lei. Vayetze Mosè di Klatkotno, Vestav, eccetera, eccetera. Allora, Mosè esce incontro al suocero, lo abbraccia, lo bacia, eccetera, eccetera. Ma che sta succedendo qui? Ok, perché ci viene descritta questa cosa qui? Che significa Mosè, Yitro che dice a Mosè io sono tuo suocero? Beh, bella notizia, notizia interessante, forse ci era arrivato da solo. Che significa glielo dice? Perché in realtà poi Mosè gli va incontro, ci viene detto che Mosè gli va incontro, quindi non gliel'ha detto. E cosa dice? Qua dicono veramente, persona che va a me, perché non è che glielo dice, glielo manda a dire. Yitro arriva, non arriva all'accampamento, prima di arrivare all'accampamento manda qualcuno, sono due interpretazioni, uno che manda qualcuno ad avvertirlo, guarda sto arrivando, vengo verso l'accampamento, io, tua moglie, i suoi figli, in realtà, perché dice i figli della moglie, non dice i tuoi figli, per la tua stranezza. Manda qualcuno, secondo un'altra interpretazione invece manda una lettera, gli manda una lettera e dice guarda sto arrivando, perché? La richiesta è vieni mi incontro, okay. La richiesta è molto semplice in realtà, vieni mi incontro, Mosè va incontro ai tro, ma non è spontanea questa faccenda, non è che va incontro spontaneamente, l'ha mandato a dire sto arrivando, sottinteso, vienimi incontro ad accogliermi. E il Midrash descrive il modo in cui la cosa avviene. Mosè a quel punto va incontro al suocero, si associa, viene con lui Aaron, suo fratello, vengono con lui i figli di Aaron, dare a Dio, e a quel punto, quando vengono tutti questi, tutto il popolo va incontro ai tuoi, quindi viene ricevuto il
molto, con molti onori, diciamo così. Beh, una domanda è: perché questa necessità di onore? Perché il Tro chiede l'accoglienza con cavord, con onore, eccetera, eccetera. La domanda è: perché questa cosa, questa accoglienza con onore viene richiesta? Non sembra bello, ok? Non sembra così carino il fatto che uno chieda di essere onorato, se viene spontaneamente, d'accordo, ma che uno chieda di essere onorato non sembra molto carino, non è bellissimo. Due, perché viene scritto? Okay, anche se è successo, ma perché viene scritto? Okay, se noi stiamo leggendo questa parasha come una parasha di introduzione alla Torah, okay? Di introduzione al Matan Torah. Questo è il modo, questa è la nostra chiave di lettura di tutto questo, l'inizio di parasha. In che senso una cosa del genere è un'introduzione al Matan Torah? Ok, lascio la domanda, però adesso questa è la domanda. Andiamo avanti. Ok, lasciamo perdere il momento dell'incontro con Mosè, quello che gli dice. Il giorno dopo, Bayim Maholat, il giorno dopo, esce Mosè di Spotetam, Mosè stava giudicando il popolo, Bayamod Aam al Mosè Mina Boker Adarov, e il popolo stava in piedi davanti a Mosè da mattina a sera. Che succede? Succede che Mosè praticamente giudica il popolo, giudica vuol dire che non vuol dire necessariamente che un giudizio da tribunale, vuol dire che il popolo gli fa delle domande, risponde alle domande, dà dei giudizi, eccetera, eccetera. E che succede? Succede che il popolo è lì in fila e aspetta il proprio turno, tutti fanno la fila per aspettare il proprio turno. Questa cosa dura tutta la giornata il popolo è in fila. ויעקב משה את כל אשר הוא עושה, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם. ולא ודא tutto quello che sta facendo, e gli dice: che cos'è quello che stai facendo al popolo? מדוע אתה יושב לבדך, כל העם ניצב עליך עד מהבוקר עד הערב? Perché tu stai seduto da solo, e tutto il popolo sta intorno a te, viene incontro a te dalla sera alla mattina. E Mosè gli risponde: perché il popolo viene da me, l'idrosce lo inviene a me a cercare Dio. Viene da me a porre delle domande, a cercare quello che Dio dice. E poi viene per essere giudicato, ma Shafatti ben Israel, fra una persona e l'altra, fra le persone che hanno bisogno di essere giudicati, eccetera, eccetera. E poi gli faccio sapere le regole della Torah, gli insegnamenti, eccetera. Bene. Giudizio, insegnamento, tutto insieme. Vediamo cosa Mosè la l'ottava davanti a Sheratosa. Il Tro dice: non è bene, quello che fai non va bene. Quello che fai non va bene. Ma volti bol gama ta gama amaze asherima chi kaved mimecha davar lo tuchal. Adesso voglio vedere. Ti consumerai, questo gli dice, ti consumerai tu e il popolo, perché questa cosa non la puoi fare da solo. Tu non puoi fare da solo questa cosa. Allora, qui in realtà il Tro da due messaggi, Mosè, così almeno questa interpretazione riesce. I due messaggi sono: da una parte l'impossibilità di sopportare da solo il peso del popolo, ok? Tu ti consumerai, se tu pensi di poter fare da solo una cosa del genere, tu ti distruggerai, non potrai resistere, non puoi resistere a stare dalla mattina alla sera, tutti i giorni, a ascoltare le persone, a giudicare le persone, non ce la fai,
crolli, a un certo punto crollerai e non ce la fai. Però il Torah non dice soltanto tu non ce la fai, non dice tu ti consumerai, dice che anche il popolo si consumerà. Allora, che significa che il popolo si consumerà? Può voler dire semplicemente che anche il popolo a un certo punto si stancherà di una cosa del genere, perché dovrà aspettare ore a una fila, perché non c'è una persona sola che giudica, e a quel punto deve aspettare delle ore. Ma il Torah, secondo Rashiri, che riporta il Midrash, si preoccupa anche di un'altra cosa, si preoccupa della dignità del popolo. Secondo Itro, Mosè sta mancando di rispetto al popolo, perché lui sta seduto, il popolo in piedi a fare la fila, e uno arriva e l'altro. Non è bello, questo è quello che dice Itro, non è bello, non è onorevole per il popolo, non rispetti abbastanza questo popolo facendo una cosa del genere. Okay? Quindi Itro si preoccupa della dignità del popolo. La domanda ovviamente a questo punto è Mosè non se ne preoccupa? Cioè, è possibile che Itro si preoccupi di una cosa del genere e Mosè non si preoccupi di una cosa del genere? È possibile che ha bisogno che arrivi Itro per dirgli una cosa del genere? È possibile che Mosè non ci abbia fatto pensato a una cosa del genere? Questa è ovviamente la domanda. A questo punto Itro fa una proposta, tutta una proposta in realtà, Itro è uno abituato evidentemente anche a comandare, fa la proposta, insomma, gli dice fai così più o meno, gli dice fai così e dice sostanzialmente la proposta è quella di dividere i compiti, di dividere i compiti, di creare delle autorità intermedie, questa è la proposta, autorità intermedie che svolgono una funzione di giudizio, sono dei giudici, ma sono anche le guide del popolo da vari punti di vista, dal punto di vista educativo, da altri punti di vista. Quindi si crea un apparato giudiziario, diciamo così, un apparato di magistrati che dovranno giudicare il popolo, molto complesso, molto numeroso soprattutto, sono tantissimi, perché ci sono Israele e Efraim, sono i capi di migliaia, i capi di centinaia e i capi di decine, capi di cinquantina e capi di decine. Qualcuno si è preoccupato di fare i conti, quello che succede è che ogni otto ebrei c'era un capo. Okay. È stato. Un parastato. Un parastato. Sì, è una roba veramente. La nostra comunità. Sono enormi. No, cioè, no, no, no. Sono 35. Sì, ma due presidenti. Vabbè. Ok. Quindi, insomma, un apparato piuttosto complesso. Itro dice anche in che modo deve scegliere questa persona. Non sono persone qualsiasi, vi dico in che modo. Devono essere sono Anshe Chayil, uomini di valore, Yireh Elohim, tementi di Dio, Anshe Emet, uomini di verità, Vesone Batsam, che odiano il guadagno. Okay. Incorruttibili, ok? Non solo incorruttibili, gente che non ha amore per il denaro, questa è l'idea, quindi per questo sono incorruttibili. Ok, questa è la descrizione, non è uno scherzo, non l'ho detta da poco, cioè, Rabbi Ovadia di Asforno che dice, la cosa strana è questa, che Itro propone questo per dice che devono essere persone con queste caratteristiche, se andate a vedere quando Mosè li sceglie, c'è scritto semplicemente che sono soltanto Anshe Chayil, che sono uomini di valore. Allora, qualcuno interpreta dicendo che nell'uomo di valore è compreso tutto questo,
va bene, è compreso tutto negli uomini di valore, cioè, un valore comprende tutto questo. Sfondo invece dice che non li ha trovati, okay? Che non ha trovato persone che avessero tutte queste caratteristiche, e quindi prende un po' di gente che ha una caratteristica, un po' di gente che ne ha un'altra, e li mette insieme. Questa è l'interpretazione di Sfondo. Non so se è perché è italiano che dà questa interpretazione, però dice che così tanti, con tutte queste caratteristiche, non riesce a trovarli. Ok, questa è invece la versione più buonista, e che invece sono tutti, riesce a trovare. Ma sono tantissimi, sono veramente tantissimi. Sono, credo, 65.000. Ma buona, fate caso che sono 65.000. Eh? 70. Ok, va bene. Sono maschi. Mi ho detto per scanso di Wii Washi. Va bene, okay. Ok. Ora, questo è il secondo elemento della, di questo inizio di Parasha. Questa organizzazione che il tuo propone, il consiglio che il tuo dà, consiglio che viene applicato, quello che viene detto è che Mosè applica il consiglio. È discutibile quanto lo applichi in realtà, perché poi qualcuno si è preoccupato di andare a vedere poi come erano veramente organizzati, e ha visto che non è esattamente quello che ha detto Itro, la cosa non funziona esattamente allo stesso modo. Però non entriamo in questi particolari, anche perché c'è da impazzire più o meno, perché chiaramente bisogna entrare nei particolari minuti, bisogna andare poi a vedere le cose nei vari versi della Torah, non è affatto facile. E poi ovviamente interpretabile il tutto, non è così. Beh, diciamo che applica quello che dice Itro, e quindi abbiamo un'organizzazione del popolo ebraico che viene creata sulla base di quello che dice uno che non appartiene al popolo ebraico. Okay? L'organizzazione, la fonte dell'organizzazione del popolo ebraico è di una persona che non appartiene al popolo ebraico, che viene dall'esterno. Okay. E che dà il consiglio sull'organizzazione, che è questo un elemento, questo non va male, il tuo dà questa cosa. Ok, io volevo soffermarmi sulla prima parte di quello che dice, dei versi che abbiamo letto, che abbiamo visto, insomma. Su questo arrivo di Itro, e poi vedere di legarlo a quello che avviene successivamente. Però prima di farlo, vorrei portare un'interpretazione che secondo me è molto, molto interessante, dell'Ora Chaim. L'Ora Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar è un grande maestro sefardita. Chiamato Or HaChaim HaKadosh, il santo Or HaChaim, e Rabbi Chaim Ben Attar dice che Itro, che questa, che il fatto che sia Itro a darci l'organizzazione non so come chiamare l'organizzazione del, non si può chiamare, il tipo di organizzazione sociale. Non è sociale, magistratura. Non so come chiamare sinceramente. È importante come introduzione al Matan Torah. Perché è importante? Perché ci dice una cosa che la Torah ripete più volte, che poi li potete andare a dimenticare. Cosa dice? Che gli ebrei non sono i più intelligenti del mondo. Ok. Va bene, c'è una tendenza ebraica a considerarsi i più intelligenti del mondo. C'è la
perché c'è un po' una tendenza ebraica e c'è anche una tendenza antisemita a considerare i se si sposano insieme, vorrei dire questo. Gli antisemiti dice che dicono che siamo i più intelligenti del mondo e noi ci crediamo, va bene? Questa è la cosa. Gli antisemiti dicono più ricchi del mondo. Anche più intelligenti, anche quello ci dicono. Che conoscete la famosa barzelletta dell'ebreo austriaco, che non mi ricordo più come si chiama il giornale che legge, il famoso, un famosissimo giornale antisemita, che non ricordo più il titolo. Forse è uno ebreo lo vede e dice, ma perché leggi questa schifezza, come fai a leggere questa roba qui? No, io vedo solo questo. Perché? Perché leggo i giornali ebraici, che dicono che siamo perseguitati, che ci vogliono ammazzare, questi dicono che dominiamo il mondo, che siamo i più intelligenti del mondo. Io leggo solo questo. Ok, leggo solo questo. Carino. Ok. Però attenzione, in questa faccenda, guarda cosa carina, in questa faccenda c'è anche un aspetto del, che ne so, insomma, ci crediamo anche, c'è la sindrome da quanti premi Nobel, ok? Abbiamo vinto, vero, è un fatto, non è che non ci sia, però, ok, e quindi il basso è, diciamo, i più intelligenti, finisco, giuro che è l'ultima battuta che faccio, c'era un mio professore non ebreo di scienze al liceo ebraico di Roma, che diceva che per smentire il pregiudizio antisemita sull'intelligenza degli ebrei bastava venire in una scuola ebraica. Va bene? Ok. È un buon sistema. Va bene. Però attenzione, allora Fismo dice con serietà questa cosa qui, adesso l'ho fatta, l'ho trasformata in barzelletta. Però la dice con serietà. Dice, questo è il momento in cui il popolo ebraico riceve la Torah. Siamo prima del momento del Matan Torah. Perché viene scelto il popolo ebraico per ricevere la Torah? La risposta è boh. Non lo so, attenzione, allora Rachel dice non lo so, per qualche, attenzione, no, non perché non ci sia un motivo, il motivo c'è, avranno una caratteristica, però attenzione, la caratteristica non è perché sono i più intelligenti. Non è questo il motivo. Non è questo il motivo. Tanto è vero che c'è qualcun altro che non è ebreo che ci insegna come organizzare la società. E la prima cosa, secondo la Rachel, che la Torah vuole insegnarci, è che non è perché siamo i più intelligenti che riceviamo la Torah, ma per motivi diversi, spirituali, di altro tipo, ma non è quella la motivazione. Ok? Quindi non è perché vinciamo i più intelligenti. Anche se li vinciamo, ma non è quello il motivo. Tanto è vero che può essere di tu a darci il consiglio. Ok? Questa è l'interpretazione dell'Ora Haim, secondo me è notevole. Ok, ritorniamo ai compiti. Itro arriva e chiede di essere ricevuto con tutti gli onori possibili. Secondo elemento, il Tro arriva e critica, che non è molto bello di quella idea, che arrivi il giorno dopo, non aspetta neanche che passino 24 ore, arriviamo, non sappiamo che ora arriva, però insomma, arriva a un certo momento della giornata, il giorno dopo si sveglia e comincia a dire questa roba non va bene, così non va bene, e dovete riorganizzarvi. La domanda che abbiamo fatto è come mai, adesso io ci arriveremo alla storia del cavallo, ci arriveremo dopo, però vorrei soffermarmi su questo. Tu manchi di rispetto al popolo, questa organizzazione non va bene, il modo in cui viene organizzato non va bene, eccetera, eccetera. Domanda è come mai Itro ha immediatamente la tendenza a criticare e a vedere ciò che non va. Come mai non se ne sono accorti altri?
okay? Perché non se ne è accorto Moshe, non se ne è accorto Aaron, perché non se ne è accorti altri personaggi del popolo. Cioè, una cosa del genere è una cosa che non è che ci voglia poi questa grandissima intelligenza per dire guarda, c'è una fila di migliaia di persone, non va bene, ok? Poteva magari anche a qualcun altro venire in mente una cosa del genere. Com'è che non se ne sono accorti? Ora, vi propongo un'interpretazione che dà Rav Mordechai Miller, partendo da molto, molto lontano. Ok. Mordechai Miller parte da un midrash che conoscete tutti. Midrash che conoscete tutti è famoso midrash sul non ebreo che si presenta davanti a Hillel e a Shammai. Si presenta davanti a Shammai dicendogli voglio essere convertito e voglio imparare la Torah mentre sono in equilibrio su un piede solo. Shammai lo respinge in malo modo, lo respinge col regolo, con uno strumento che serve per misurare l'equilibrio degli edifici, lo respinge. Hillel fa la stessa domanda, Hillel lo accoglie e gli dice De Alecha Sané le Havecha la Travid, quello che tu hai in odio, non lo fare al tuo compagno, al tuo prossimo. Questa è tutta la Torah, il resto è commento, vai e studi. Okay? Questo è quello che dice Hillel e lo ha insegnato in questo modo. Ora, questo mi lascia sempre chiaro, mi lascia che andrebbe studiato con molta attenzione in tutti i particolari. Però mi devo fare una sola domanda su questo Midrash, su un particolare di questo Midrash. Il particolare è quello che Hillel dice. Cosa dice? Non fare quello che viene tradotto normalmente, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. La domanda è perché Hillel non usa semplicemente il verso della Torah. Allora, c'è un verso della Torah che dice ama il prossimo tuo come te stesso. Perché Hillel, invece di usare il verso della Torah ama il prossimo tuo come te stesso, si inventa una frase? Non c'è, attenzione, la Torah non c'è questa frase è una creazione di Hillel, la frase l'ha inventata lui. Mentre c'è un altro famoso midrash parallelo a questo, che in cui un altro grande maestro che è Rabbi Akiva invece dice che che a me il prossimo tuo come te stesso è klal gadol batorah, la regola generale fondamentale della Torah, però lui usa qual è la differenza fra non fare agli altri? La differenza è fondamentale, la differenza è che uno è espresso in positivo e l'altro è espresso in negativo. Hillel lo esprime in negativo, non fare, mentre amare il prossimo è in positivo, è amore, non è, è un atto positivo di amore, mentre nel modo, nella formulazione di Hillel è in negativo. Okay. Perché fa così? Questa è la domanda. Facendo tutto questo con il signori tu, no? C'entra. Perché che cosa è Itro secondo Tachamim? Itro dice, adesso so che Dio è il più grande di tutti gli dei. Perché adesso so? Cosa vuol dire adesso so? L'interpretazione che dà il Midrash, che riporta Rashim, è che Itro le ha provate tutte. Che Itro ha provato tutte le divinità di questo mondo, le ha provate tutte e le ha respinte tutte fino ad arrivare all'unico Dio. Quindi Itro ha proceduto in questo modo, ha provato una religione, un credo, eccetera, eccetera, lo ha respinto e poi a forza di respingere è arrivato ad arrivare. Ora, Miller dice, qui abbiamo davanti un atteggiamento molto particolare. L'atteggiamento molto particolare è questo.
Itro ha una forma mentis molto particolare, che è quella della persona che ha grandissime capacità critiche. Itro è un uomo che ha una grande capacità critica. L'uomo è in grado di esaminare ciò che ha davanti e di trovare ciò che c'è di male in ciò che ha davanti, questa è la capacità critica in generale, e il trovare il male, trovare ciò che c'è di male. Itro lo fa in tutta la sua vita. C'è un altro midrash su Itro che va in qualche modo in questa direzione, ed è il midrash sul momento della persecuzione del popolo ebraico da parte del faraone. Il secondo il midrash, il popolo ebraico, il faraone, prima di perseguitare gli ebrei, prima di cominciare la persecuzione degli ebrei, chiede consiglio a tre saggi. I tre saggi sono Bilam, Itro e Iogo. Bilam dice, consiglia al faraone di perseguitare gli ebrei, ed è anche pronto a dare una mano. Iov sta zitto, questa è un'altra storia che un giorno faremo. Iov sta zitto, Itro dice no ed è costretto a fuggire. Itro è quello che è capace di dire di no, è quello che individua il male e riesce a respingere il male, a costo di rischi personali, a costo di rischi anche la propria vita. Lo ricordate la prima volta che incontriamo Itro nella Torah? La prima volta che entriamo in Torah è nella parasha di Shemot. E non incontriamo Itro in realtà, incontriamo le figlie di Itro. Mosè ha appena ucciso l'egiziano, scappa, va a Midian e trova queste ragazze che vogliono attingere l'acqua, che a cui viene impedito di attingere l'acqua da un pozzo. Vengono trattate molto male dai pastori che stanno lì intorno, vengono in quello stesso passo scopriamo che Itro è un personaggio importante, è il Cohen Midian, è il sacerdote di Midian, personaggio importante. Il Midrash si chiede come mai le figlie di Itro vengano trattate in questo modo. Sono figlie di una persona importante, come vanno trattate in questo mondo? La risposta che dà è che Itro è stato il Cohen Midian, è stato il sacerdote idolatra di Midian, però ha abbandonato l'idolatria. È quello che succede con chi abbandona, viene trattato molto male. E quindi la persecuzione delle figlie è un segno esattamente di questo percorso, un percorso in cui Itro respinge tutto ciò che non va, e per questo, e di questo paga le conseguenze, di questo per questo motivo viene perseguitato, in realtà perlomeno vengono perseguitate le sue figlie, la sua famiglia, insomma un paio, l'hanno messo da parte, eccetera. Ora, il percorso di Itro è questo, il percorso di Itro è arrivare attraverso la negazione. In realtà arriva a Dio attraverso la negazione di tutto quello che non va. Non è detto che sia l'unico percorso possibile, però questo è il suo. È possibile che Hillel, nel momento in cui il non ebreo si presenta e chiede di essere convertito sul piede solo, adotti lo stesso percorso. Allora, la persona che chiede di essere convertito sul piede solo ha un bel po' di problemi in testa, ok? Ha un po' di confusione in testa, cioè se non ha ancora capito, cioè, Shabbat lo respinge perché dice tu non hai capito niente, tu non hai capito niente di cos'è l'ebraismo, tu non capisci di cosa si tratta, non capisci che si tratta di qualcosa di complesso, non capisci che si tratta che non è una roba da piede solo, non è una cosa da un piede solo. Ok. Il Lel prende atto della confusione,
e dice: è inutile che gli parlo di verità, lei è Hakamocha. Per prima cosa bisogna fare un po' di pulizia. Per prima cosa bisogna togliere di mezzo le cose sbagliate. Cominciamo con non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Per prima cosa bisogna, se voglio costruire qualcosa, devo togliere le macerie. Per prima cosa devo togliere le macerie, dopo posso costruire, ma non posso costruire senza togliere le macerie, non posso costruire sulle macerie. E quindi devo procedere per negazione, non devo procedere, non procedo con la regola positiva, perché la regola positiva è una costruzione, ma in realtà io per prima cosa devo togliere di mezzo, devo distruggere in realtà, devo distruggere ciò che è sbagliato, devo fare piazza pulita di ciò che è sbagliato. Il procedimento è quello di ritrovare in realtà piazza pulita di ciò che è sbagliato. È lo stesso procedimento e quindi in realtà il tuo ci aiuta a capire il. E questo ci aiuta a rispondere alla domanda che abbiamo fatto sul perché il tro si accorge di immediatamente, come una specie di falco che arriva immediatamente critica. Perché immediatamente critica? Perché per tutta la vita non ha fatto altro. In realtà non per tutta la vita non ha fatto altro che criticare. Questa è la sua attitudine fondamentale. Lui ha passato la vita a fare questo e quindi ha un occhio particolare per ciò che non va. Ha quell'occhio particolare che non è detto che abbiamo tutti, non è detto che tutti abbiano un occhio particolare, l'ha esercitato per decenni e quindi non, da una parte riesce a vedere ciò che non va, d'altra parte non riesce a sopportarlo e non riesce a stare zitto, una volta che, come non riesce a stare zitto con se stesso, non riesce neanche a stare zitto con gli altri, e nel momento in cui vede qualcosa che non va lo dice. Magari ne parliamo delle conseguenze, qui viene trattato molto bene, altri magari non l'avranno trattato così bene nel momento in cui adesso è andato a fare il grillo parlante dicendo no, la data sta come fate voi, non va bene. Pensate se viene, non so, a Milano, viene a dire guardate tutto quello che fate è sbagliato, quanto sarebbe accolto con entusiasmo da tutti quanti, ok? Ok, non funziona la tartaruga di genere, qui è capitato con Mosè, che è uno pronto ad ascoltare, appunto. Non sempre le cose vanno così, diciamo così. Ok, poteva anche rimediare qualche schiaffo in faccia, insomma. E qui forse c'è anche la differenza fra i tuoi e Mosè, che i tuoi non capisce proprio. Mosè cosa gli risponde? Mosè è veramente un personaggio secondario in tutto questo inizio di Parashà. Mosè è veramente un personaggio secondario, Itro è il personaggio. Mosè risponde in maniera molto semplice, gli dice: vengono da me a cercare Dio. Vengono da me a cercare Dio, io do delle risposte, io faccio questo è quello che faccio, hanno bisogno di farmi delle domande, io gli do delle risposte. Allora, cos'è che Itro non capisce? Probabilmente non capisce il rapporto fra Mosè e il popolo greco. Non capisce che c'è un rapporto diverso da quello che lui si aspetta. Itro vede in quello che fa Mosè una mancanza di rispetto verso il popolo, perché lui sta seduto, gli altri stanno in piedi a fare la fine. Ok, mancanza di rispetto verso il popolo. È così? In genere sì, in genere è così. Se io sto seduto e tutti stanno in piedi a fare la fine, non è bello, okay? non è una cosa bella. Poi dipende che rapporto sono con le persone. C'è una cosa molto carina che dice Midrash, a proposito di Abramo. Midrash è basato sull'uso particolare di un verbo. Vi ricordate, Abramo fa la milà, è seduto alla porta della tenda e Dio viene a trovarlo. Dio gli appare, Dio gli si rivela e viene a trovarlo.
E Dio dice che quando Abramo vede Shekinah anche lui, fa il gesto di alzarsi. E Dio dice: no, stai seduto. Stai seduto, io sto in piedi, tu stai seduto. Io sto in piedi, tu stai seduto. E guardate che farò anche così anche dopo, perché, e cita un altro verso, in Midrash, lo inizia al Badatel, che Dio sta nella riunione dei giudici, anche lì i giudici staranno seduti, io starò lì, io starò in piedi. Che tipo di rapporto è? Un rapporto di mancanza di rispetto? No, un rapporto di amore. Okay. È un rapporto di amore in cui non sto attento alle formalità, non sto attento alla forma. I Chachamim dicono, famoso Midrash, che Ahavam e Kalkeret e Tashuram, l'amore distrugge l'andamento normale delle cose, distrugge la Shura, la linea retta, le regole di buon comportamento. E quindi questo è il rapporto di Mosè col popolo. Nessuno si offende in realtà, Mosè sta seduto, il popolo sta in piedi, stanno lì e lo fanno lo stesso, nessuno è arrabbiato di quella cosa lì, quello che non si accorge però è che nessuno è arrabbiato. Certo, la fatica mostruosa, è una fatica mostruosa, però nessuno è arrabbiato, perché quello che c'è è un rapporto di amore, però il rapporto di amore i tuoi riesci a capirlo poco. I tuoi riesci a capire il... E riesce a capire la regola, riesce a capire le cose si fanno in questo modo, riesce a capire la mancanza di rispetto, riesce a capire queste cose qui. I rapporti in cui invece tutto questo salta, perché in realtà il rapporto è diverso, è un rapporto che ci può essere, che ne so, fra genitori e figli, fra fratelli, eccetera, eccetera, che può essere un rapporto che salta queste regole, è un rapporto che il tuo non riesce a capire, non entra nella sua mentalità, non rientra nel modo in cui lui ha condotto la sua vita l'ha condotta su altri, con altri criteri. Però attenzione, quello che dici tu viene accettato. Ok? Il che significa che non possiamo saltare i passaggi, che non è detto che si possono saltare i passaggi. È vero, esiste un rapporto d'amore in cui Ahavam e Kalkeret e Tashuah, in cui le regole si infrangono, non sono più le regole da seguire, però non può essere l'andamento normale delle cose. L'andamento normale delle cose, anche quando il rapporto diventa rapporto di amore, le regole di buona educazione e di buon comportamento vanno mantenute. Perché tra l'altro si fa questo anche a spezzare il rapporto d'amore. E quelle regole vanno mantenute, e per questo Mosè lo accetta, nonostante possa spiegarglielo perché le cose vanno così, in realtà accetta la critica, e ritiene che la critica sia basata. Io non posso dire sono a un livello diverso, no, non sono a un livello diverso, quando vado, arrivo a un livello diverso, devo essere capace di mantenere anche il livello inferiore. Non posso pensare di passare, cioè, ai miei tempi, c'erano atteggiamenti che venivano definiti piccolo borghesi. L'atteggiamento piccolo borghese è l'atteggiamento del rispetto delle forme, ok? L'idea era noi siamo oltre un atteggiamento del genere. Non si è oltre. In realtà non si è oltre, in realtà l'idea è che non si è oltre, si può andare avanti, se mi chiamo, cosa vuol dire? Che devo rimanere soltanto a quello, non è quello, non è solo quello e non può essere solo quello, ma è anche quello. Questa è l'idea. E secondo l'interpretazione che viene Chachamim di tutto questo inizio di Parashah, l'interpretazione è Derech Eretz Kadmata. Il buon comportamento precede la Torah. Precede proprio in maniera, tecnicamente viene prima. Itro dà delle regole di buon comportamento. Ok, voi andrete avanti, farete delle cose più straordinarie, arriverete a ricevere la Torah. Attenzione a non pensare di essere oltre
le regole di buon comportamento. La regola di buon comportamento c'è e il tuo te la insegna, e quindi questa regola la devi mantenere. Moshe accetta la lezione e dice ok, faccio questo. E per questo, secondo quest'altra interpretazione, questa parasha precede la parasha del Matan Torah. C'è qualcosa che viene prima. Viene prima non vuol dire che è più importante, vuol dire che è un po' la premessa per poi ricevere la Torah, e nel momento in cui si riceve la Torah non si supera, non viene superato. La regola del buon comportamento rimane anche nel momento in cui riceve la Torah. E Eitro passa questo messaggio. E torniamo all'inizio di questa parasha. All'inizio Eitro chiede di essere rispettato, chiede la, di essere accolto con onore. In genere è considerato, questa cosa è considerata in genere malissima nella tradizione ebraica. Guardate, è considerata malissima in genere la ricerca dell'onore, la gedifat kavod, andare alla ricerca dell'onore è considerata una delle cose peggiori che si possano fare. È vero. Non solo, è considerata molto pericolosa. Chamin dicono che ci sono tre cose che fanno uscire l'uomo dal mondo. Una delle cose che fa uscire l'uomo dal mondo è il kavod, perché la gente impazzisce, non mi ha messo nel posto giusto in quel momento, eccetera eccetera. È una cosa a cui stare molto attenti, perché, anche perché non c'è fine. Cioè, nel momento in cui ricevo il kavod, non sarò mai soddisfatto del kavod che mi viene dato. Qualunque kavod mi venga dato, non sarò mai soddisfatto, e non finisce mai, è una cosa che non finisce mai, veramente può far impazzire, a parte distruggere gli altri, perché la gente veramente viene, non ce la fa più a quel punto. Quindi è strano, Eitro è considerato un personaggio assolutamente positivo, com'è che Eitro chiede una cosa del genere? La risposta la dà il Maharal di Praga, e lui distingue fra due cose. Distingue fra ricerca del kavod e mancanza di disprezzo. Lui dice, ricerca del kavod è sbagliata, ma ognuno di noi ha bisogno di non essere disprezzato e sminuito. Ognuno di noi ne ha bisogno, e se succede vive malissimo una cosa del genere. Qual è il problema di Eitro? Eitro arriva con la moglie, con i figli, con i figli della moglie, eccetera eccetera. Se Moshe non gli viene incontro, che succede? Lo manda a chiamare. Sì, l'ha mandato a chiamare. Ma se Moshe non gli viene incontro, questo arriva e Moshe non gli viene incontro. Arriva un tizio da fuori, non è vero, che improvvisamente arriva lì, e Moshe non gli è andato incontro. Che è successo? Si vergogna di lui? C'è qualcosa che non va? C'è qualcosa che non va nella famiglia? C'è qualcosa che non va in tutta questa faccenda qui? Eitro gli dice, secondo il Midrash, vieni in incontro per me. Se non vuoi venire in incontro per me, vieni in incontro per tua moglie. Se non vuoi venire in incontro per tua moglie, vieni in incontro per i figli. Però vieni in incontro. Perché se non mi vieni in incontro, quello che succede è che in realtà quello troverà interpretato come un atto di zilzul, non si può dire, di disprezzo. Sì, no, sì, disprezzo, di non considerazione. Non considerazione può voler dire molte cose, non considerazione per la tua famiglia, non considerazione per quello che io ho fatto fino adesso. Io ho fatto un percorso enorme che ti può piacere o non piacere. Se tu non mi vieni incontro, in realtà tu stai dicendo che quello che ho fatto è sbagliato.
io ho bisogno di essere, che qualcuno dica che quello che ho fatto è giusto. Ed è paradossale tutta questa faccenda, perché è paradossale perché in realtà il percorso del disprezzo è il percorso di Itro. Itro cosa fa? Esamina qualcosa, la critica e la butta via. Ma proprio perché lo ha fatto, è molto sensibile su una cosa del genere, il problema è che a questo punto rischio di essere buttato via io. Cioè, io fino adesso ho fatto esattamente questo, ho buttato via un bel po' di roba. Il problema è che so benissimo cosa significa una cosa del genere, e proprio perché lo so benissimo, ti chiedo di non farlo con me, di non essere buttato via. Però è anche la dimostrazione di un'altra cosa. Itro è uno che va avanti per conto suo, che non ha, che in realtà si basa moltissimo sulla sua intelligenza e sulla sua capacità critica. C'è un midrash stranissimo che dice che Itro, quando Moshe sposa Zipporah, gli pone una condizione, che il primo figlio si è dedicato all'idolatria. Non è chiarissimo, mi lascia, un'interrogazione può essere questa, che il primo figlio venga educato all'idolatria e poi venga educato al monoteismo. Perché è una cosa del genere? Beh, il Chiddushei Arim dice una cosa del genere, che ognuno di noi riesce a trasmettere solo se stesso. Okay. Credo che sia una cosa assolutamente vera, che dice che lo sai. In realtà noi riusciamo a trasmettere noi stessi, a trasmettere la nostra storia. E ci è difficilissimo capire la storia di un altro. Non, lo facciamo, tentiamo di farlo, però in realtà ognuno di noi è sulla strada che lui ha percorso. Che cosa dice di trovare Moshe? Chiedo per i figli la stessa cosa. Voglio che i tuoi figli facciano la mia stessa strada, voglio che arrivino al monoteismo, voglio che ci arrivino come ci sono arrivato io, perché penso che questa sia la strada. Ok, sembra chiaro, molto discutibile tutta questa faccenda, è assolutamente discutibile, anche perché evidentemente non tutti hanno le capacità critiche di Itro, normalmente non si hanno queste grandi capacità critiche, non siamo Itro, Itro ha una grandissima capacità critica. Però la cosa notevole è che poi alla fine Itro ha bisogno di qualcuno che gli venga incontro. Cioè alla fine chiede che qualcuno gli venga incontro. Cioè non è sufficiente a se stesso, ha bisogno di qualcuno che gli venga incontro. E questo è l'altro elemento che poi è... Itro è considerato il primo dei Gerim, il primo dei convertiti, è anche il percorso di conversione. Il percorso di conversione è questo, è un respingimento e poi un venire incontro. Tutte e due le cose insieme dovrebbero andare, mi dicono che il percorso deve essere smondo chamene mekarevet, la mano sinistra che respinge e la mano destra che avvicina. È un percorso doppio. Però attenzione, Itro è uno che viaggia sul Smoldocham, viaggia sulla mano che respinge, però a un certo punto ha bisogno di essere accolto. Va bene, vediamo qui.